this first Questa prima crisi totale della globalizzazione è una situazione in cui tutti perdono ed è così profonda e sta colpendo negativamente così tante persone in tutto il mondo da provocare domande fondamentali sulla dottrina ideologica dominante degli ultimi 30 anni. E ritengo che possa catalizzare una nuova domanda di cambiamento radicale del capitalismo e dei rapporti fra governi attività economiche e società, cosa che avrà ovviamente implicazioni massicce per i governi, gli organismi sovraistituzionali, le aziende e anche per noi tutti in quanto individui. Ho definito capitalismo Gucci la passata epoca del capitalismo. Il capitalismo Gucci è un'ideologia nata negli anni Ottanta. Figlia prediletta di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, di cui Milton Friedman è stato il padrino e Bernard Madoff il testimonial. È stata un'epoca i cui presupposti fondamentali erano l'estrema libertà dei mercati di autoregolarsi, mentre i governi dovevano lasciar fare e noi umani non eravamo altro che egoisti, razionali massimizzatori di utilità. Ci sono effettivamente le condizioni per l'emergere di una nuova forma di capitalismo, una forma che ho chiamato capitalismo coop, incentrato su valori di cooperazione, collaborazione, coordinamento e comunità? Ritengo di sì. E per tre ragioni ritengo che la fine del capitalismo Gucci sia imminente. Primo. La crisi economica ha stimolato una corsa verso nuove idee quale non si vedeva da circa 30 anni, perché per circa 30 anni l'ideologia economica dominante erano il neoliberismo, il monetarismo. La seconda ragione per cui le condizioni sono mature per un nuovo modello di economia è che l'intervento è tornato di moda. Il che non significa che sia stata abbandonata l'economia del libero mercato in quanto tale. Ma il lasciar fare trova decisamente meno consensi, perfino negli Stati Uniti, tradizionalmente molto ostili all'intervento governativo. Qui in Italia la fiducia nel libero mercato è crollata del 50% dal 2008. Questi cambiamenti sismici sono iniziati nel periodo della crisi e perdurano tuttora. La terza ragione per cui credo che ci siamo avviati verso una nuova era di capitalismo è che sta emergendo una nuova configurazione di forze geopolitiche a seguito della crescita di Cina, Brasile, India e l'affermazione del G20 nel suo complesso come un organismo nuovo, credibile, coeso e potente, che pretende di essere ascoltato ed è poco fedele, sempre che lo sia stato, al passato capitalismo Gucci. Il capitalismo co-op è un altro modo non per dire io posso, ma per dire noi possiamo, sottolineando noi. È un sistema che ha la potenzialità di essere più accogliente, più equo più partecipativo di quello che ha governato il mondo fino ad ora. L'opportunità, quando noi diciamo yes we can, mettendo veramente l'accento sul noi, di scegliere il capitalismo open source. La versione con più giocatori, in cui si vince solo se tutte le parti lavorano insieme per il conseguimento del bene comune, di svolgere il nostro ruolo non solo nella ripresa economica collettiva, ma anche nella riprogettazione economica collettiva. Spero che afferreremo con entrambe le mani questa opportunità di acquistare da Coop e non da Gucci. thank you.